Buongiorno, oggi faremo un piatto greco abbastanza semplice, con degli ingredienti che si trovano dappertutto. Si chiama il pollo alla cannella. Allora, per fare questo pollo alla cannella, noi prendiamo un po' di olio d'oliva extravergine, mi raccomando. Poi in questo olio d'oliva, lasciamo scaldare l'olio un pochino. In questo olio extravergine di oliva mettiamo un battuto di carota, prezzemolo e sedano, non troppo fine, non c'è bisogno che sia fine fine, e ne mettiamo parecchio perché dà molto sapore e dà consistenza. Quando il battuto è appassito, mettiamo questi pezzi di pollo nel battuto, in questa maniera, e lasceremo i pezzi di pollo dorare praticamente insieme al battuto. Una volta che il pollo è dorato, noi cominciamo ad aggiungere le spezie. Mettiamo un mezzo, proprio un quarto di cucchiaino di chiodo di garofano in polvere, 2 cucchiaini da caffè abbondanti di cannella, anzi io ne metto anche 2 e mezzo, mettiamo un po' di pepe nero, mettiamo un po' di sale a gusto, mescoliamo bene queste spezie insieme al battuto, dopodiché aggiungiamo il pomodoro, mettiamo della passata di pomodoro. 4-5 cucchiai da minestra di passata di pomodoro, dopodiché aggiungiamo un pochino di acqua, che sarà un mezzo bicchiere, diciamo, o un po' più di un mezzo bicchiere di acqua. Quando abbiamo fatto questo, il pollo è pronto a cuocere da solo. Lo lasciamo, abbassiamo il fornello al minimo e lo lasciamo pippiare, come si dice, per più o meno una mezz'ora, una mezz'oretta, a fuoco molto basso, o più se vedete che non è ancora abbastanza cotto. Allora, dopo una quarantina di minuti, diciamo, il pollo è cotto, ben cotto e la salsa abbastanza ristretta. Quindi noi andiamo a impiattarlo, mettendo prima i pezzi di pollo sul piatto e dopo la salsa che, come vedrete, è bella ristretta, bella densa. Eccoci qua. Mettiamoci un pochino di battuto colorato, tanto per decorare, ed ecco a voi il pollo alla cannella.